A Ciriale, Palazzolo dodicesima di ritorno con ospiti che lottano per salvarsi e padroni di casa per non perdere per l'ennesima volta la faccia. Intanto non sappiamo proprio che formazione vedremo tra calciatori a casa e quelli che hanno effettuato un estremo tentativo andando a Milano di recuperare qualcosa delle loro spettanze, fallite però sino a stamane. Comunque, davvero l'aspetto tecnico poco, pochissimo importa a tutti noi ora, che da ieri c'è una posizione ufficiale definitiva della tifoseria organizzata della Curva Sud. Si deve guardare futuro è quello serio quello concreto ed a proposito del comunicato che come ricorderete rivolgeva critiche e nello stesso tempo appelli alle massime autorità cittadine ieri pomeriggio è arrivata la replica del sindaco il quale precisa quanto segue cosa avrebbe dovuto fare un sindaco non accogliere il futuro presidente della ciliale calcio o accolto e accoglierò chiunque vorrà intestarsi la guida della ciliale così come hanno fatto i tifosi se non l'avessi fatto cosa avrebbero detto i tifosi mi è stata presentata questa persona che non conoscevo dalla allora presidente della Cileale, mi si annunciava pure il prossimo passaggio di proprietà, per quale ragione avrei dovuto essere contrario? Anche i tifosi mi pare hanno accolto con molto entusiasmo il futuro presidente, quanto la squadra al comune, il comune gestisce servizi e per legge non assume gestioni sportive. Bene, a queste dichiarazioni da noi interpellati i rappresentanti della Curva Sud specificano qualora non sia stato abbastanza chiaro, ma lo è stato, il comunicato di ieri, che il sindaco non è stato criticato per l'accoglienza data anzi, ma per l'immobilizzazione attuale le dichiarazioni del primo cittadino quel 31 dicembre 2012 tra l'altro le ricordiamo tutti parlò di incontri non ufficiali precedenti la conferenza stampa e poi ribadì con forza che la ciliale è bene della città e che il sindaco c'era c'è e ci sarà quindi delle due luna considerato che si legge il comune gestisce servizi e non assume gestioni sportive a queste puntualizzazioni lasciamo ad ognuno la capacità di intendere